Lettura del commento del Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di domenica 14 agosto 2022. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Che effetto strano fanno queste parole di Gesù nel Vangelo di oggi? Ma in realtà hanno il sapore di quegli schiaffi salutari che delle volte servono a svegliarci da certi stati depressivi indotti dalle nostre politiche della giusta misura. Che cosa voglio dire? Semplicemente che più mi guardo intorno e più mi accorgo della quasi totale mancanza di passione. Non vedo più persone appassionate, tutti sono misuramente poco coinvolti con la vita, con le cose da fare, con gli ideali. Non si combatte più per nulla, ci si accomoda in una costante crisi e in un vittimismo che ci fa essere sempre annoiati e depressi. È proprio vero, ci manca qualcosa per cui bruciare. Bruciare di passione, di iniziative e perché no anche di cadute. La pace che anelliamo è una pace finta, fatta con tutti gli antidolorifici che scoviamo. L'importante è non sentire dolore e fatica, e non importa se non sono felice. L'importante è che non mi stanco troppo, che non soffro troppo, che non mi scomodo troppo. Abbiamo tirato su una generazione di infelici perché ci siamo convinti che non abbiamo le capacità di risolvere i problemi. Ci siamo dimenticati che delle volte, per diventare noi stessi, bisogna fare la fatica di dividersi dalla massa, di distinguerci. Non è rinnegare un padre o una madre, ma sapere essere noi stessi anche al di là di loro. Non è mettere tutti d'accordo, ma essere tutti vivi e sentire la vita come qualcosa di vivo. La stanza di un museo la si gestisce certamente meglio di una stanza piena di bambini, ma è quest'ultima che contiene davvero la vita, mentre la prima ne può avere solo sbiadite e inestimabili tracce. Siamo musei o siamo vivi? I reperti da museo si studiano, si analizzano, si catalogano, si restaurano, ma la vita invece è fatta di scelte, tentativi, sogni per cui lottare, sofferenze da affrontare, incomprensioni da digerire.